Si è svolta presso la sala consiliare del municipio di Iseo la presentazione della sesta edizione del Festival dei Laghi, patrocinata quest'anno anche da Expo, un appuntamento che dal 2009 caratterizza il calendario sebino e che quest'anno si proporrà ai visitatori dal 29 maggio al 2 giugno. Un cartellone ricco di svariati e numerosi appuntamenti che come protagonisti avranno le primizie tipiche del lago all'interno della rassegna Bontalago, che sarà allestita nel centro storico medievale della cittadina. Ma saranno anche molti altri gli appuntamenti curiosi, escursioni in battello, in treno, camminate e percorsi in bicicletta per scoprire scorci meravigliosi e supportare la sostenibilità ambientale. Ai nostri microfoni parla Delia Corti, consigliere con delega al turismo e alle attività produttive. Un bilancio fatto oggi alla sesta edizione è sicuramente positivo e questa manifestazione, questo evento è cresciuto negli anni, è cresciuto di importanza e di interesse anche a livello internazionale. E sono cresciuti appunto anche i laghi che partecipano a questo evento, ma soprattutto è cresciuta l'interesse da parte dell'Europa. Devo dire che i prodotti esposti sono prodotti di alta qualità, sono prodotti che non si trovano quotidianamente in offerta per il consumatore, ma soprattutto ci sono le primizie e le novità anche che il lago in mostra può presentare ai visitatori. Per quanto riguarda l'impatto con l'Expo 2015, sicuramente per noi è un nostro piccolo Expo. È un nostro piccolo Expo e quindi siamo sicuramente, avremo anche modo di portare le nostre delegazioni straniere e italiane in visita all'Expo in modo che si possa indirizzare verso quello che è la sostenibilità del lago, del vivere sul lago. Quindi porteremo a vedere proprio quello che è, visto che si parla di ambiente e di alimentazione, porteremo a vedere anche proprio la parte che riguarda i laghi. Abbiamo Bontalago, 3 giorni di Bontalago in cui appunto verranno esposti tutti i prodotti dei laghi che partecipano e poi avremo una serie di avvenimenti anche culturali. Allora faremo una bella giornata sul lago con un battello e porteremo anche qui le delegazioni straniere italiane ma anche turisti che vorranno partecipare, porteremo sul lago, li porteremo a Lovere a vedere l'Accademia Tadini, poi li porteremo a Pisogna a vedere il Romanino, poi ci fermeremo a Marone, sono esposti anche lì prodotti del territorio e li porteremo in visita a questo evento, queste le nostre delegazioni e poi torneremo col treno delle Ferrovie Nord proprio per vedere gli scorci anche dall'alto del nostro lago.